Buonasera e ben ritrovati, cari telespettatori. Siamo a tu per tu con il programma che ogni sera in diretta alle ore 18 vi accoglie qui nei nostri studi e di Milano Pavia TV per una chiacchierata con un ospite sempre diverso per parlare dei temi che a voi sono più cari, temi che riguardano tutti gli aspetti della nostra vita e che soprattutto possano le nostre chiacchierate aiutarvi a risolvere le problematiche del quotidiano. Quindi ci occupiamo di lavoro, ci occupiamo di famiglia, ci occupiamo di salute, ci occupiamo di successioni quando arrivano i nostri notai, facciamo le chiacchierate con l'avvocato. Voi direte: chi è l'ospite di questa sera, Maria Rosa? Non tergiversare. L'ospite di questa sera è Piero Perotti, che è un referente di ADOC per la prima volta nei nostri studi. Cos'è ADOC? È l'associazione in difesa dei consumatori, è associazione e osservatorio in difesa dei consumatori. È un organo di UIL, quindi il sindacato che già conosciamo e che è presente sempre nei nostri studi. Il nostro Piero Perotti è rimasto bloccato nel traffico, quindi lo stiamo aspettando, sta raggiungendo i nostri studi, siamo in collegamento con lui e quindi praticamente noi nel frattempo che aspettiamo il nostro ospite vi possiamo annunciare quali sono i temi dei quali vogliamo parlare con lui. Sono naturalmente temi che già conoscete, sono riferiti alle bollette, le bollette del gas, le bollette della luce, le bollette dell'acqua. Le bollette che ci fanno disperare in questo periodo perché causa rincari e causa anche il fatto che si prospetta a breve, a brevissimo, il mercato libero, insomma, c'è abbastanza timore se già se ce ne fosse bisogno, già ce n'era appunto perché quando arriva la bolletta ormai si ha paura di aprirla. Che cosa possiamo fare? Quali sono le tutele dei consumatori? Lo scopriremo con il nostro ospite allorché arrivi nei nostri studi. Purtroppo questo è il bello e il brutto della diretta, a volte molto spesso il traffico, che è un altro dei problemi del nostro territorio, ci inghiotte e quindi rimaniamo bloccati e siamo in attesa del nostro ospite, vi ripeto, che è Piero Perotti, referente di ADOC. E allora, nel frattempo, io, come al solito, voi lo sapete, avete una linea preferenziale, una linea diretta con noi. E come potete fare a interagire con noi? Ormai lo sapete, 0381 09 14 51, allorché vogliate telefonare. E se volete telefonare nel frattempo e farmi un po' di compagnia, lo potete fare. Oppure 366 11 88 002 per fare una domanda al nostro ospite via WhatsApp, una domanda che io subito girerò al nostro ospite. Altra comunicazione di servizio: a tu per tu con è sempre in diretta, proseguirà per quasi tutta estate, saremo in diretta per tutto il mese di luglio, quindi mi raccomando, state con noi, fateci compagnia, proponete anche degli argomenti, delle problematiche, lo potete fare come a tu per tu con @milanopavia.tv. In questo modo potete fare le domande agli ospiti che già conoscete, noi possiamo direttamente farle a loro oppure allorché vengano in studio, ecco che possiamo parlarne insieme. Anche perché sul nostro sito di milanopavia.tv voi trovate un calendario sempre aggiornato degli ospiti che sera dopo sera si succedono qua nella poltrona, nello sgabello di fianco a me. La poltrona è un sogno. E allora, che cosa dirvi di altro? Ecco qua, ecco l'altra cosa che volevo dirvi. Se siete dei professionisti, se siete delle realtà di qualsiasi tipo e volete così interagire con noi, lo potete fare sempre via mail a tu per tu con @milanopavia.tv.
Questa mail può servire anche ai professionisti, alle associazioni, a qualsiasi ente voglia venire a chiacchierare in studio con me. Nel frattempo, il bello della diretta, come vi stavo dicendo, il nostro ospite è arrivato, quindi siamo quasi pronti per dare il benvenuto a Piero Perotti, che di ADOC questa sera per noi è il referente. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie, mi scuso per il ritardo, ma è dovuto alle pessime strade che ho Ecco, trovato. questo Pazienza. sarebbe già un buon argomento di Sarebbe un altro argomento estremamente interessante, però purtroppo gli argomenti non mancano per l'associazione dei consumatori. Io rappresento, come lei ha giustamente detto, ADOC Pavia. Noi siamo un'associazione articolata a livello nazionale, siamo presenti in tutte le regioni italiane e in tutte le province italiane. Il nostro compito è tutelare i consumatori, il nostro acronimo significa Associazione Difesa Orientamento Consumatori. Questa terza funzione del nostro acronimo, l'orientamento, per noi è importantissimo, perché soprattutto oggi in una società sempre più tecnocrate e che ci richiede continuamente conoscenze sfidanti per capire come interpretare il nostro bisogno di servizi, è fondamentale essere orientati ed informati. Credo che stasera parleremo di un argomento che è estremamente attuale, in cui l'orientamento è ancora più importante rispetto a tutto il resto. Cioè, possiamo sicuramente ritenere che il cittadino moderno, nell'attesa di essere aiutato dall'intelligenza artificiale, debba passare moltissimo tempo per fare le sue scelte sui servizi di cui ha bisogno, i servizi essenziali, acqua, luce, gas e quant'altro, costituiscono un puzzle veramente difficilmente risolvibile. La situazione in questo momento è abbastanza tranquilla, ma non sarà tranquilla a lungo. Quest'anno succederanno cose estremamente importanti e abbiamo questi pochi mesi che ci separano dalla fine del 2023 per prepararci ad una nuova era per il consumatore. Consumatore che deve essere informato, perché la liberalizzazione completa dei mercati e l'uscita dal mercato tutelato è veramente una questione dirompente che a lungo è stata rinviata, rimandata, è stata considerata da ogni governo precedente come un evento ineluttabile, ma che ciascuno ha cercato di rimandare perché è estremamente difficile e impopolare gestire questo tipo di situazione. Adesso questo passaggio pare ineludibile e quindi dai primi di gennaio 2024 ci troveremo in una situazione completamente nuova, catapultati su un mercato diverso che prevede molti tipi di tutele diverse, ma con molte complicazioni. Allora, Perotti, io la ringrazio nuovamente, ecco, di essere qua con noi, no? Lei, prima di arrivare al nodo cruciale della situazione, ossia questo 2024 che presenta per noi e per tutti i consumatori e di conseguenza per tutti i nostri telespettatori parecchie incognite, ha parlato di un periodo tranquillo che stiamo vivendo. Ma dalle mail che ci scrivono i nostri consumatori, dalle telefonate e messaggi che arrivano in studio, di tranquillo c'è Allora, poco. il tranquillo, diamo la definizione, il tranquillo per competenza e non per cassa. Mi spiego meglio. Le bollette vengono sempre pagate dopo un determinato periodo. È chiaro che alla fine del lungo inverno 2023 ci siamo trovati con delle bollette che le ben conosce, estremamente pesanti. Per cui queste conseguenze, purtroppo, dal punto di vista della cassa, continuano ad incidere sui consumatori. Sono tantissime le famiglie che hanno ancora in corso rateazioni per riuscire a saldare il conto delle bollette 2022-2023, perché è stato veramente l'aumento di tariffe che si è conseguito prima su spinta dello scenario mondiale legato alla guerra e ad altre condizioni economiche, adesso spinto dall'inflazione,
ci ha portato in una situazione che è stata molto difficile. Perché ho detto che adesso è relativamente tranquilla? Perché per competenza, cioè parlando dell'attuale prezzo del gas che è stimato e quotato alla borsa di Anversa e in altre tre o quattro organizzazioni molto complesse e complicate, il prezzo è attualmente basso rispetto ai massimi che sono stati raggiunti. Le faccio una parafrasi per spiegarmi meglio: gli investitori del gas naturale in questo momento sono assai arrabbiati perché il prezzo del gas naturale sta precipitando. Perché precipita? Semplicemente per una legge di mercato, semplicistica che ognuno di noi conosce, legge della domanda e dell'offerta. In questo momento la domanda del gas, parliamo di utenze domestiche, è limitata, perché il gas viene utilizzato prevalentemente in questo periodo per la cucina, quindi un utilizzo non decisamente molto largo, e viene utilizzato poi per eventuali altre forme abbastanza ormai in disuso. Ci sono ancora alcuni scaldabagni a gas, ma sono una reminiscenza del secolo precedente, diciamo, e quindi la domanda è bassa. Ovviamente non parliamo, escludiamo qua il mondo delle piccole aziende, perché altrimenti ne faremmo, ci vorrebbe una conferenza di una settimana. Però escludendo, concentrandoci sul consumatore finale, che per noi è il cittadino medio, e quindi su una platea di utilizzo domestico, il prezzo in questo momento è basso. Ovviamente non rimarrà basso per sempre. Vi dico le ultime stime di ieri fatte dall'associazione sul territorio nazionale e confrontate con gli analisti europei, e si pensa che dall'attuale prezzo, che è basso, aumenterà nel primo trimestre in cui incroceremo l'inverno, quindi settembre-ottobre, dal primo bimestre, stimiamo un aumento del 25% dell'attuale tariffa. Dopodiché questo è abbastanza sicuro, che quindi diciamo che i primi mesi dell'inverno non saranno costosissimi. Il problema è anche per gli utenti domestici quello che succede negli scenari più grossi. Noi abbiamo due problemi fondamentali che sono anche connessi. Uno è legato ovviamente allo scenario di guerra che riguarda particolarmente l'Europa, la Russia, quindi un grande fornitore di gas. Tutta la storia è stata ben rappresentata. L'Italia da questo punto di vista, devo dire, insomma, ha cercato di differenziare al meglio. Poi ovviamente ci sono sempre dei problemi, no? Ma se il nostro Presidente del Consiglio va così spesso in Tunisia, evidentemente, perché la Tunisia sarebbe un partner energetico importante, ma presenta altri tipi di problemi, instabilità governativa e quant'altro. Quindi lo scenario è estremamente mutevole. E quindi, pur avendo noi trovato modo di stoccare moltissimo gas, differenziando la quota molto elevata che avevamo, che veniva direttamente dalla Russia, ci troviamo ora in una situazione in cui ci sono molte incognite, e il mercato, quando ci sono tante incognite, la prima la situazione di guerra e quindi la perdita di un abituale grandissimo fornitore come la Russia, e in seconda battuta purtroppo quello che tutti noi oggi incontriamo al supermercato andando a fare la spesa, un aumento clamoroso legato a un'inflazione che comunque galoppa intorno al 6,5-7% a seconda dei generi alimentari e dei periodi. Quindi questi mesi sono da utilizzare al meglio per il consumatore, per cercare di conoscere il mercato, orientarsi, soprattutto per il consumatore che viene dal mercato tutelato, che è tradizionalmente il consumatore più debole. Perché? Senta, le faccio una domanda, no? Lei prima ha parlato di stoccaggio. Sì. Questo non potrebbe essere una parziale soluzione per approfittare di fare approvvigionamento quando il purtroppo prezzo è basso? Sì, lei ha perfettamente ragione. Teoricamente, avendo in questo momento il prezzo basso, io posso pensare
ed è probabilmente la verità, che nel 2000, perlomeno fino al 2023, quindi con mesi di consumo energetico per il gas accentuati per ottobre, novembre, dicembre, il prezzo, pur alzandosi, subirà delle variazioni non epocali come abbiamo avuto nel 2022 con rialzi di oltre il 50% e quant'altro, con dei rialzi più moderati, però ciò che noi immagazziniamo deve a tanti passaggi di mediazione, ossia l'energia è un prodotto complesso. Io e lei non possiamo comprarci un po' di gas e stoccarcelo in casa per gli No. utilizzi. È chiaro che ci vuole tecnologia, ci sono grandi aziende, perché poi bisogna prima accumularlo e poi dispacciarlo. Come sappiamo e capiamo sempre dalla difficilissima lettura delle bollette, bisognerebbe dedicarci una settimana per riuscire a comprenderle. Noi abbiamo costi di immagazzinamento e costi di dispacciamento. E i costi di dispacciamento sono ovviamente dei costi elevati perché spostare il gas, soprattutto perché noi lo compriamo in vari stati, lo possiamo comprare liquefatto, bisogna diciamo riportarlo allo stato gassoso, insomma ci vuole molta tecnologia e la tecnologia costa e le aziende che possono operare non sono tantissime e devono fare investimenti grandi e quant'altro. Ma è nel Quindi dispaccio, nella distribuzione che poi si annida anche la speculazione? assolutamente sì, perché ovviamente bisogna tradurre alcuni tipi di situazione. Ossia, mentre ciascuno dei grandi, utilizziamo un termine finanziario così mi viene più facile, ciascuno dei grandi broker che opera delle grandi compagnie che operano nel settore del gas ha luoghi di immagazzinamento e fino a lì ok. E chiaramente i costi di spacciamento possono essere pesantemente condizionati dal fatto che facciamo ma neanche un nome a caso, facciamo che la compagnia X abbia il suo stabilimento in cui accumula a Terni. È chiaro che se deve dispacciare a Roma ha dei costi abbastanza limitati. Se deve dispacciare a Bolzano i costi cominciano ad incidere. Quindi, nel limite del possibile, abbiamo già fatto per sempre in modo molto semplicistico, perché poi le variabili sono tante, abbiamo dato un piccolo consiglio al consumatore. Se io scelgo una compagnia che comunque è prevalentemente situata nel mio arco regionale o dividendo il paese tra nord, centro, sud ed isole, nell'area che a me è più favorevole. Qui siamo in Lombardia e quindi se abbiamo un'azienda con un immagazzinamento in Lombardia, sicuramente avremo dei costi di dispacciamento più bassi rispetto ad un'azienda che opera, che ne so, nel Lazio e quant'altro. Ovviamente stiamo parlando adesso soprattutto in riferimento a quella grossa parte di popolazione che ha già aderito al mercato libero del gas. Ok. Perché Ecco, ci dia qualche dell'altro dato. dobbiamo parlare, del settore del mercato tutelato, il cui passaggio è veramente laborioso, ne parliamo a parte. Per la situazione di coloro che hanno contratti in essere a mercato libero e vogliono essere informati, vogliono capire come operare al meglio, sarebbe importante analizzare innanzitutto il proprio consumo, utilizzare l'unico organismo terzo che è previsto, che è ARERA, che essendo l'autorità indipendente preposta al controllo dell'energia, quindi gas ed elettrico, offre diversi servizi per il consumatore. Mi aspetto che il consumatore che sta sul mercato libero abbia, non è così nella realtà purtroppo, ma si spera che almeno il 50-60% sia in grado, attraverso l'utilizzo dei media, di internet in particolare, di orientarsi rispetto al proprio consumo verso un certo tipo di offerta. Questo
Diamo un dato, sicuramente. Che tipo di offerta devo cercare rispetto ad un'utenza domestica? La devo cercare rispetto alla mia potenza elettrica impegnata, quindi potrò avere il contatore normale da 2 kW, potrò avere un contatore perché è un appartamento grosso, una villetta, sono in una zona isolata da 4,5, potrò addirittura avere un 6 kW e quindi a seconda della potenza che io vado ad impiegare, sia da un punto di vista elettrico sia da un punto di vista di gas, devo fare una scelta tariffaria perché ogni compagnia ha caratteristiche diverse e sceglie un segmento di mercato nella completa autonomia concessa dal mercato dove fa offerte più o meno buone su le varie tipologie perché ognuno di noi ha una profilatura. Se io, che ne so, ne sparo 100 metri cubi al mese, avrò una compagnia che in quel segmento mi fa un'offerta migliore. Di cosa devo tenere conto? Che siamo in un momento, l'abbiamo detto prima nella, diciamo, introduzione, di grande incertezza, soprattutto nel medio periodo. Allora, noi abbiamo consigliato la gran parte dei nostri iscritti, tranne quelli che sono proprio super smart e si possono permettere di seguire il mercato in collegamento diretto, di scegliere una tariffa con dei costi fissi e non variabili. Meglio pagare qualcosa di più da qua alla fine del 2023, alla fine dell'inverno del 2023 che sfocerà poi nel 2024, piuttosto che rischiare attraverso il variabile di ritrovarsi in una situazione tipo mutuo che certo. Io inizio al 4,5% e poi me lo ritrovo sulla spinta dell'inflazione al doppio se non al triplo. Quindi questo soprattutto per persone che hanno un'indipendenza da un reddito fisso, un cittadino pensionato o lavoratore dipendente o un piccolo esercente che comunque abbia un'entrata grosso modo costante, è molto più vulnerabile alle oscillazioni. Quindi la prima cosa che dovrebbe scegliere è una tariffa fissa, perché la tariffa fissa evita quelle famose rateazioni di cui abbiamo parlato all'inizio, di cui alle vostre certo. mail, perché c'è gente che adesso in piena estate sta pagando le sue 10 rate perché ha ricevuto la classica bolletta da 1200 euro. Vittime di questa situazione, vi dico un dato che è un po' particolare, però noi abbiamo fatto un'analisi e succede ed è veramente costante, soprattutto chi fa fatica ad adattarsi al risparmio del consumo del gas, che anche questa è una ricetta importante, sono le persone anziane. Ed è facilmente e quindi hanno avuto proprio un botto incredibile. È facilmente comprensibile. Poi sono quasi sempre, molto spesso, le persone poi anche più fragili dal punto di vista economico e quindi insomma il problema è reale. Noi andiamo in pubblicità, torniamo perché è proprio il caso di iniziare a parlare con le persone che ancora sono nel mercato tutelato. Pubblicità per noi. Eccoci qua, torniamo in diretta, lo facciamo con Piero Perotti, referente ad hoc per Pavia, per il territorio di Pavia. Noi siamo contenti di averlo in studio perché davvero ci sta illuminando su quello che da qui a breve andrà ad accadere a casa nostra per quanto riguarda le nostre bollette. Quindi, mentre nella prima parte vi abbiamo parlato di chi già sta ballando in quello che è il mercato libero, adesso ci concentriamo su quello che andrà invece ad accadere alle persone che avevano quei bei contratti nel mercato tutelato, quindi che fino adesso erano abbastanza blindati. Certo, allora penso che uno degli obiettivi della comunicazione che come associazione ci diamo stasera sia proprio di stimolare le
persone che sono attualmente nel mercato tutelato al fine di utilizzare al meglio il tempo che li separa da qua al 10 gennaio 2024, quando si dovrà passare con varie modalità, ma in ogni caso sarà un problema per tutti, da un regime tutelato ad un regime meno tutelato. Il discorso è complesso, perché la conduttrice ha utilizzato prima quello che io poi le ho detto nell'interruzione, la parola magica, i fragili. I fragili in questo paese non sono pochi, sono stimati attualmente in 4 milioni e mezzo. La definizione di fragili rispetto all'abbandono del mercato tutelato è legato all'appartenenza ad alcuni particolari settori. Uno particolarmente vasto è casualizzato alle persone che appartengono alle categorie che possono utilizzare i bonus energetici che, come sapete, sono stati introdotti da un paio d'anni a questa parte. Queste persone sono persone che hanno innanzitutto una situazione finanziaria, diciamo, non in linea con la soglia sopra la povertà. Quindi queste persone sono di solito abbastanza informate, non tutte, perché molte poi si rivolgono a noi, ai servizi sociali e quant'altro per avere informazioni, però queste persone, se hanno diritto al bonus sociale per l'utilizzo delle energie, intendiamo coloro che hanno un certo tipo di reddituralità, queste persone devono munirsi di santa pazienza, ove non l'avessero fatto, provvedere a fare la dichiarazione ISE al fine di avere una DSU dall'INPS. Questa DSU, attraverso i canali di digitalizzazione della pubblica amministrazione, viene messa a disposizione dei dispacciatori dei servizi energetici, e queste persone avranno la possibilità di avere sembra un'antitesi di parole, ma in realtà così è, una sorta di tutela pur nel mercato non tutelato, avendo un prezzo medio determinato su base governativa, che ovviamente è più favorevole. Stiamo parlando di 4 milioni e mezzo di persone che non sono fatti solo da coloro che per situazione reddituale abbiano questo tipo di possibilità di accesso al bonus sociale, ma sono anche le persone, giustamente abbiamo parlato prima come ventre molle della società, le persone ultra settantenni e le persone che hanno patologie, sono portatori di handicap, legge 104 e articoli collegati, o hanno delle situazioni ulteriori legate a familiari che utilizzano, mi viene in mente, macchine che devono, tipo il CPAP, macchine che servono per problematiche fisiche e sanitarie, al fine di poter superare qui non è un digital divide, qui c'è proprio una questione economica, perché ovviamente se io devo stare connesso con l'impianto di riscaldamento perché ho dei problemi di circolazione 24 ore, è chiaro che il mio margine di spesa è molto più elevato, quindi la necessità di tutelare queste persone in qualche modo. Queste persone, pur essendo in numero notevole, sono ben inferiori agli oltre 10 milioni di persone che abbiamo nel mercato tutelato. Per gli altri noi ci rivolgiamo in questo agli altri 6 milioni circa, che hanno la necessità di orientarsi in un nuovo tipo di mercato. Hanno questi mesi di tempo, poi sulla scorta di quelle che saranno le loro necessità, le loro scelte tariffarie, eccetera, dovranno necessariamente entrare nel mercato libero. Nel mercato lei che libero, cosa consiglia? Cioè, perché la domanda che ci fanno i nostri telespettatori. Il consiglio principale, appunto, anticipo la sua domanda, ma capisco dove vuole arrivare. Il consiglio principale in qualche modo lo abbiamo dato, perché
Se mentre questi 4 milioni e 4 stimati al momento, ma potrebbero essere di più, per cui invito tutti i cittadini appartenenti alle quattro categorie che abbiamo enunciato prima, di se eventualmente non l'avessero fatto, di prendere contatti con i CAF, con altri corpi intermedi, i servizi sociali dei comuni e quant'altro, le associazioni, venite da noi, chiedete informazioni perché potreste non esservi palesati e quindi oltre ai 4 milioni e 4 che ci sono palesati, magari abbiamo altre persone in stato di diciamo indigenza socio-economica, perché potrebbero essere anche persone assolutamente con dei redditi ben sopra la soglia di povertà, ma su cui incide una situazione, come abbiamo ricordato prima, di tipo patologico, o hanno in casa persone con handicap tali, per cui possono beneficiare assolutamente di questa situazione. Questi 4 milioni e 4 e eventuali loro espansioni, se qualcun altro viene informato, perché stiamo rivolgendoci dei 4 milioni e 4, ci sono persone estremamente, virgolette, deboli e fragili, come giustamente ricordava lei. Non sempre hanno la possibilità di informarsi. Abbiamo bisogno anche di un po' di solidarietà sociale. Stiamo notando un fenomeno che ci fa ancora sperare in questa società, perché abbiamo un sacco di figli, di madri, o di più di madri a dire la verità, perché le donne vivono più di noi, come si sa, ma anche figli di padri che vengono da noi per chiedere: io ho mio padre che vive da solo, mia madre che vive da solo, come, che tipo, vivono da soli. Poi sapete che le persone anziane tendono a perseverare nelle loro abitudini, abbiamo alcune situazioni abitative francamente, insomma, estreme in qualche modo. Abbiamo persone, abbiamo persone di pensionati di 70, 74, 75 anni e oltre, che vivono da soli in una casa di 150 metri. Voi capite che ovviamente non è facile gestire una casa energetica, dal punto di vista energetico, una casa di 150 metri per una persona sola di una certa età e con una casa, e questo è un altro problema enorme, costruita con una tecnologia che certo, sicuramente non è quella prevista dal famoso bonus di cui tutti abbiamo parlato negli ultimi due anni, che ha consentito di ristrutturare, non a sufficienza per i vari problemi, ma un bel po' di case e trasformarle in case a resa economica. E insomma, comunque l'Europa ci chiamerà all'appello anche su questa questione, e non passeranno molti anni, quindi anche in questo senso poi sarà ora di iniziare a muoversi. Però rimaniamo sulle persone, sulla stragrande maggioranza delle persone ancora in mercato tutelato. Lei parlava più o meno di 10 milioni, se non erro. Sì, ecco, 10 milioni abbondanti. La domanda che ci fanno i nostri telespettatori è questa: cosa devo fare? Sto fermo fin quando nessuno mi dice niente, o devo iniziare? No, sto fermo e studio. Mi spiego. Da un certo punto di vista sarebbe opportuno, soprattutto di queste persone del mercato tutelato, chi di voi è più giovane, più smart e quant'altro, lo consigliamo vivamente di accedere già adesso all'esame di quanto può offrire il mercato libero, poiché per il discorso che abbiamo fatto in introduzione, parlando di questo momento in cui i prezzi del gas, soprattutto del gas, sono bassi rispetto alla situazione che abbiamo avuto in passato e sicuramente a quella che avremo in futuro, esaminare le offerte disponibili, utilizzate il sito dell'ARERA, venite ad informarvi. Noi ovviamente non possiamo, cioè siamo esenti, non siamo, lo statuto delle associazioni di consumo non prevede partnership commerciali. Ovviamente possiamo affiancare il nostro iscritto nella ricerca del, cioè non siamo altro consumo, che è un,
una cosa diversa dalle associazioni dei consumatori. Le associazioni dei consumatori non hanno scopo pubblicitario, non accettano sovvenzioni da industrie di settore e Quindi non quant'altro. stila Quindi classifica in buona non stila sostanza. classifica, però ovviamente consiglia offerte. Poi ogni consumatore deve autodeterminare, deve essere protagonista della sua scelta. Ovviamente deve essere una scelta orientata, cioè chiaramente lui dovrà scegliere quella che riterrà più buona per lui all'interno di un segmento che noi o altri corpi intermedi lo aiuteremo a identificare rispetto al suo Beh, consumo. comunque ci ha già detto una cosa interessante, ossia, al contrario di quello che taluni invece dicono, aspettate fino all'ultimo, ancoratevi ai vostri No, contratti. assolutamente no. È importante essere, è un termine molto di moda ormai in ogni gangolo della società, estremamente proattivi. Chi può si porti avanti assolutamente. Chi non può si faccia aiutare. Tutti quelli che hanno, soprattutto parlo agli anziani, ai pensionati, che hanno figli o persone o amici o parenti che possono aiutarli nell'approccio al mondo digitale, che non sempre è facile per le persone che non sono native digitali e sono boomer puri, perché insomma sono nati diciamo in In un un'altra secolo epoca, e in un'altra certo. epoca dove ci si è dovuti adattare, ma ovviamente non c'è una conoscenza digitale. In primis, è importante che queste persone vengano aiutate. Questa solidarietà sociale, secondo noi, è fondamentale, uno per rompere uno schema della nostra società cioè, che ha appunto bisogno dell'intervento dei media per rompere questo isolamento culturale in cui la società moderna ci ha fatto purtroppo attraverso questo anche eccesso di digitalizzazione arrivare. E in secondo luogo cercare appunto di aiutarsi uno con l'altro il più possibile al fine di limitare la difficoltà del momento, Le perché faccio un'altra sicuramente ne domanda avremo. pratica. I nostri telespettatori ci segnalano, no, il fatto che sono subissati di telefonate da parte di operatori che offrono offerte che sembrano allettanti. Allora, io il primo consiglio che vi do è quello: nel 99,9% dei casi non accettate offerte telefoniche, in quanto purtroppo abbiamo avuto tantissimi problemi, non avete idea di quanti truffatori ci siano in questo paese, veramente tanti. L'offerta telefonica raramente ha tutti i crismi di regolarità. L'offerta in internet è molto più garantita per le persone vecchio stampo, ove possibile, dove esiste ancora una municipalizzata, un'azienda di distribuzione gas su base territoriale, resta evidente che per loro sia culturalmente più facile andare a cedere presso queste situazioni. Rinegoziare Sconsigliamo anche. vivamente le offerte telefoniche perché rinegoziare vuol dire spesso cambiare tariffa. Come dicevamo prima parlando a quelli già sul mercato libero, ma la stessa cosa vale per i 6 milioni che dovranno andare sul mercato libero. È molto estremamente importante targettare la propria necessità e trovare e leggere bene all'interno delle offerte le fasce, la distribuzione, il tipo di tariffa e soprattutto nei confronti del gas. Il nostro vivo consiglio ad oggi è quello di scegliere una tariffa fissa che copra perlomeno un'annualità. Per un'annualità si intende tutto l'inverno che andrà da ottobre di quest'anno fino alla fine del Ecco, 2024. perché un'altra Meglio rinegoziare problematica. dopo che trovarsi una tariffa variabile, perché purtroppo, dato che a pensar male non si fa peccato, se la situazione mondiale, perché il prezzo del gas è un prezzo mondiale,
venisse in qualche modo influenzata, queste persone si troverebbero in gravi difficoltà in quanto avevano preventivato una spesa e se ne troverebbero ben altra. Un'altra criticità che ci hanno segnalato i nostri telespettatori allorché si approcciano a nuove offerte e al mercato libero, succede che c'è una tariffa un po' specchietto per le allodole e quella tariffa però è dedicata solo a un consumo minimo. Appena tu consumi un attimo di più, sì. Scatta una... Assolutamente sì. La ringrazio per aver ricordato questo aspetto che non è legato necessariamente alla congiuntura, ma risale alla generica apertura del mercato libero avvenuta dalla Bersani in avanti, vi ricordate, in cui ovviamente il mercato purtroppo ha le sue frenesie, le sue storture. Io faccio una tariffa irripetibile, però stimando un consumo che tu me lo fai, se l'inverno è freddo me lo fai in 2 mesi e poi sono affari tuoi, perché uscendo fuori dalla quota garantita il consumo viene pagato praticamente il doppio. Il problema è che il mercato non pone, cioè non, sì, in Italia voi sapete che la famosa class action, per vari motivi che non sto qua a analizzare, se no ci vuole un'altra settimana, non è necessariamente fattibile. Si può fare un gruppo, ma morale della favola, riuscire a dimostrare che la tariffa è ingannevole non è così agevole, perché se nel momento in cui si firma il consenso informato, che noi spesso tutti sottovalutiamo, è chiaro che loro ci dicono: io fino a 200 metri cubi ti faccio pagare 0,5, però poi se tu mi consumi 201 metri cubi la tariffa diventa 1,5. Questo, cioè, se io ho firmato il consenso informato è un problema. Vi ricordate, vado per analogia, i vari crack finanziari che abbiamo avuto, Giacomelli, Parmalat e quant'altro. Io mi ricordo, avevo qualche capello in testa quando le feci, alcune transazioni Argentina e quant'altro, le uniche persone che siamo riusciti a tutelare e a portare a casa delle cifre, delle percentuali tra l'investito che andavano dal 17 al 31% erano le persone ultra 75 anni. Questo per spiegare che è molto difficile dimostrare che una persona normale, cosa che invece facciamo tutti, compreso il giovane trentenne, quarantenne, cinquantenne, brillante che sia, il consenso informato noi lo firmiamo un po' troppo agevolmente, non abbiamo pazienza di leggere le tariffe, tutto. Bisogna leggerle con pazienza. Perotti, per chi non ha pazienza, no? Siccome abbiamo un minuto, ci dice dove vi troviamo, le vostre sedi? Allora, le nostre sedi, noi abbiamo sede fissa provinciale a Pavia, via San Giovannino 4, noi siamo una delle tre associazioni filiate dal sindacato, quindi abbiamo una storia lunghissima nei corpi intermedi. Ci trovate presso le sedi WIL, quindi di tutta la provincia, ci trovate in particolare con una presenza fissa a Belgioioso, ci trovate a Vigevano, anche nella nostra sede della WIL, a Voghera vicino alla stazione, in via Molina Vigevano, in via Plana Voghera. Cercate sul sito della WIL e trovate tutti gli indirizzi. Abbiamo una mail adocpv@gmail.com, varie PEC, varie subarticolazioni. Però insomma, utilizzate il canale che volete, ormai sapete che l'internet è sovrano e trovate ogni tipo di informazione che vi possa essere utile. Però mi raccomando, non utilizzate questo, come facciamo sempre noi italiani, io per primo, di dire: se una cosa la devo fare tra 3 giorni, aspetto il penultimo giorno. Anticipiamo, perché qui il cambio è veramente epocale e molte persone si troveranno in difficoltà. Prima le persone partono nella definizione di ciò che ci sarà dopo il 10 gennaio del 2024, e meglio sarà per tutti. Noi eviteremo lunghe querelle e lunghe vertenze. Quando ci vorrà tornare a trovare, noi siamo qui.
dobbiamo dare la linea al telegiornale, ringraziamo e Ringrazio salutiamo. voi per l'opportunità. Buona serata a tutti. Buona serata a lei, la linea vola al TG.